Mario, vedi come sei bella, vedi un po' se riesci a salire con la mano. Ma che moneta è questa? Beh, si chiama Augustale quella, e fu coniata al Brindisi. L'uomo forte deve Petrus. Bella sta bene. Ma sta quattro luce di morte. Tutti gli Augustale così mi piace. Grazie a Dio. Così non la fanno più quella. Una di stocca, diciamo. Ci sono queste che sono stupendi. E la casa che è diventata la biblioteca di questo mondo. Prego, prego, prego. E qua da passare. No, ma guarda. Ehi, ci stai già, Domenico? Dove sei? Dottore, ciao, una buona ripresa, com'è? Ci sembrare più magri. Ecco. Prego, prego, prego. Prego, prego, vado a fare qualcosa. Possiamo andare alla tavolosi, no? No, carina, posso andare qua? Sì, grazie. Grazie. Buonasera. Come stai? Fate, levate che sta facendo cosa di fuori. No, adesso che è? Sì, 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 sì
a casa mia. Forse no, a casa tua. Sono veramente attento. Sono veramente stato bene. No, a casa tua. No, ho visto una cosa di particolare. Facevo mezzo a te. Chiedi all'artista, a proposito di niente e niente. Poter parlare delle vicende e dei fatti che riguardano i grandi personaggi della storia servendoci di un supporto didattico, quali possono essere i filmati, le carte storiche illustrate, delle foto, perché in modo tale che le vicende e i personaggi stessi, di cui esse sono gli autori, tornano a vivere in mezzo a noi, facendoci partecipi della loro vita. Ma è ancora più utile se il supporto didattico è costituito di una tecnica e di uno stile personalissimi e nello stesso tempo di un'apprezzata ricerca iconografica. Oltre all'afflato poetico, infatti, che traspare dai volti delle